Ciao a tutti da Nuovo Globe, benvenuti in una nuova lotta su Showdown di Horus. Il mio team lo conoscete, guardando un attimino il team avversario, è un team decisamente iperoffensivo e probabilmente Skarmory ha la custa Barry. Dato che non sapevo bene se iniziasse esattamente con Skarmory, poteva iniziare con un qualsiasi altro Pokémon, anche se una lead era palese. Decido di iniziare con il mio Scizor, perché potevo rompere vigore e poi diciamo giocarmelo un attimino con questo Skarmory, se è totalmente entry avversante. Tra l'altro la Mega probabilmente è Mega Alakazam. E di fatti è tutto quello che succede. Quindi prima di tutto l'avversario mette le rocce, decide di utilizzare Retromarcia e rompere così il vigore. Poi decido di mandare il mio Garchomp, approfittare di questo Skarmory perché a mia volta di poter mettere le rocce. Quindi prima di tutto infliggo un danno quanto è sufficiente per poter non far attivare la bacca, e seconda cosa decido anche di inserire le mie rocce, dopodiché mandare il mio Excadrill per utilizzare Rapigir e togliere tutte le entry hazard che ha messo. Io sinceramente avrei sacrificato questo Skarmory piuttosto che far utilizzare Rapigiro. Decido di mandare Vuppa perché al colpetto assalto riesce a resistere a ben due idrovampate più tre di Manaphy. Veramente un portento, e per mia fortuna non mi ha bruciato. Sono stato anche in questo caso fortunato, ma comunque una potenza allucinante e una resistenza allucinante. Decido di sacrificare il mio Vuppa perché tutti i Pokémon del mio avversario sono più veloci, non avrebbe avuto alcun senso. Decido di mandare il mio Garchomp per attutire un qualsiasi attacco e utilizzare Drago Code come switch e danno indiretto anche con le rocce. Decido di attutire un attacco con Latios, ma è Latios la mega evoluzione. A me sinceramente non piace minimamente Latios come mega evoluzione, salvo con Drago Danza e utilizzarlo un po' misto, ma non è che sia un granché. Comunque decido di utilizzare Retromarcia per qualsiasi Pokémon che decidesse di mettere in campo. Decido di mandare Alakazam, ma sono stato stupido, è stato un idiota, sono stato, devo dire la verità. Decido di mandare Scizor per riuscire a revenge killare tutti i Pokémon del mio avversario, e non capisco perché la Costa Berry non si attivi. Non ho capito. Veramente, non ho veramente capito. Comunque, dato che ha mandato Latios, decido di incassare un attacco con Excadrill e a Fulmine. Sono più veloce perché sono con la sola scelta. Decido di quindi di rimanere in campo e spammare terremoto per qualsiasi Pokémon che decidesse di mettere in campo. L'avversario decide di mandare in campo Weavile. Io decido di ritirare il mio Excadrill perché con lo sto la scelta. E sarebbe potuto andare più veloce di questa Alakazam, che non so se ha la Sash, perché pensavo che fosse questa la Mega. Non so questo Weavile che oggetto abbia, probabilmente anch'esso ha la Sash. Comunque qua sono stato anche un po' scemo perché potevo utilizzare Trespolo con il mio Scizor, e quindi ero andato prima safe con Rotom, attutire un attacco con Weavile, mandare in campo Scizor, mandare KO Weavile, rompere la Sash di Alakazam, tutto quello che è successo, poi mandare Excadrill per finire l'ultimo Pokémon del mio avversario. Non capisco che oggetto abbia questo Weavile, devo dire la verità. Forse la Stormisfera è un po' più potente, perché comunque la Sash è stata giocata malissimo, questa Sash, quindi non capisco, veramente non so che oggetto abbia. E anche l'Alakazam, forse lui sì che ha la Sash o la Stormisfera. Comunque è stata comunque una bella lotta, oddio, ci sono state anche lotte migliori. Ma comunque il mio Vuppa ha resistito splendidamente a due idrovampata più tre di Manaphy. Probabilmente era timido perché di solito è giocato timido. Se anche a voi questa lotta è piaciuta, cliccate il mi piace. Se volete iscrivervi al canale, iscrivetevi. E ci vediamo tutti a un prossimo video. Ciao a tutti da Nuovo Globe. Ciao!